Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Allora, questo è uno dei video più attesi di sempre sul mio canale, perché infatti sono tornato di corsa dalla spiaggia perché sono uscite finalmente le coppie di Temptation Island. Yeah! Il mio programma preferito finalmente a fine giugno sarà su canale 5 e come ogni anno, ogni volta che presentano le nuove coppie ci siamo noi qua a parlare un po', a dare dei pronostici. Come si dice? Oh mio Dio! A dare dei pronostici, a dire boh, questa avrà le corna, boh, queste si lasceranno, boh, questi sono innamorati veramente. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, innanzitutto io vi chiedo un super like a questo video se anche voi vivete l'estate per Temptation Island. Ovviamente poi commentate insieme a me qua sotto per quanto riguarda le coppie, ma partiamo dalla primissima. Ho qua il video. Lei si chiama Katia, lui Vittorio e questo. Questa è la clip di presentazione. Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ha mandato. Quello che provo io è un po' di più rispetto a quello che prova lei per me. Mi prendo tutte le libertà dall'inizio perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene il resto. Allora ragazzi, qui si parte subito male, perché se lei viene a dire io faccio quello che voglio, sono io al primo posto e poi arriva tutto il resto, significa già che c'è, ci sarà qualche problemino, qualche aggiornamento shock durante le puntate. Secondo me può anche darsi che lei è una che parla ma poi sotto sotto è innamorata, ne abbiamo viste tantissime così, ma non lo so. Io direi che, tanto per spezzare un po' il ghiaccio, no, così, ditemi voi di questa prima coppia se secondo voi usciranno insieme o se lei tradirà lui come io penso. Poi arriva la seconda coppia, Jessica, Andrea, via col filmato. Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice. Da canto mio so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto so lei cosa vuole. Allora ragazzi, scusate, già che disdisci un matrimonio, dovrebbe entrarti un po' nel cervellino un'idea, un pensiero, come per dire probabilmente se non mi sposo più con questa persona forse non ci voglio passare il resto della vita insieme. Quindi io non capisco queste persone che hanno tutti dei problemi, no, con il fidanzato, con la fidanzata, e li vanno a risolvere a Temptation Island davanti a milioni e milioni di telespettatori, davanti a me che ci sono io qui che vi giudico malissimo. Volete proprio fare la figura di cacca? Comunque io vado un po' controcorrente. Secondo me lei che ha questi dubbi, lui che è innamorato, dentro il villaggio di Temptation lei si accorgerà, magari inizialmente farà tipo la strafottente, ballerà con gli uomini, andrà a fare le esterne come sempre, poi più in là mi sa che lei si ravvederà e scoprirà di essere veramente innamorata di lui, del fidanzato, perché secondo me il fidanzato all'inizio piangerà, dirà oh mio Dio, ma lei non è quella persona che ho sempre conosciuto, e poi si farà furbo, inizierà anche lui a uscire con le altre per farla ingelosire e lei poi richiederà il confronto. Secondo me è così. Arriviamo adesso a Nicola e Sabrina, via col filmato. Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai nella mia vita avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me. A me sono sempre piaciute comunque le donne con qualche anno in più, diciamo. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione. La coppia MILF Toy Boy non poteva mancare e secondo me loro potranno uscire insieme se lui si comporterà bene, se lui non farà lo scemino con qualche ragazza. Però dal filmato lui dice: mi sono sempre piaciute le donne un po' più in là con l'età rispetto a me, quindi o ci mettono tra le tentatrici qualcuno dell'età della fidanzata e allora potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote, oppure loro usciranno sicuramente insieme. Arriviamo, secondo me,
al coglione di questa edizione. Sto parlando della coppia Massimo e Ilaria, via col filmato. Voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia. Mi sembra un po' troppo infantile su tanti punti di vista. Che dentro casa mia non so più me stesso. Non riesco più a farmi una partita alla PlayStation in tutta calma e serenità. Cosa che assurdo, non me la posso fare. Allora ragazzi, ma uno che nel video di presentazione dice io non sono più libero in casa mia, non posso più giocare alla PlayStation, ma quanti anni hai? Svegliati! Ma allora devi mettere in dubbio una relazione perché non hai tempo per farti una partita, non lo so, a PES, a FIFA, nella PlayStation? Ma stai scherzando? Questi si mollano. Qui lo dico e qui lo ripeto, loro si mollano e secondo me sarà proprio, come posso dire, una fortuna per lei. Adesso l'unica coppia pseudo VIP di questa edizione, perché sono ex di Uomini e Donne Trono Over. Ve li ricordate David e Cristina? No? Ecco a voi, vi rinfresco la memoria con questo filmato. Non sono sicura che lui sia l'uomo della mia vita, perché ci sono tantissime discussioni, anche futili, quindi ho questo forte dubbio. Io sono innamorato, ho voglia di creare questa famosa famiglia del Mulino Bianco. Se dovessi capire che non è la donna della mia vita, meglio lasciarci subito che tra un anno dopo aver fatto un figlio. Assolutamente, su questo non ho alcun minimo dubbio. Allora, vi dico subito come andrà a finire tra loro. Sicuramente usciranno insieme, però lui durante questi 21 giorni farà un po' il piacione con le ragazzine, lei si incazzerà, piangerà, richiederà il falò, lui che non ci andrà, insomma, tutto fumo e niente arrosto, perché poi il business, a parte gli scherzi, lei la vedo abbastanza presa, no? Ma anche lui alla fine, perché se sono usciti dal programma qualcosa proveranno tra di loro, tutto dipende secondo me dai comportamenti di lui, quindi faresti bene a comportarti bene, perché se no io ti distruggerò qua con i miei video. Adesso, ragazzi e ragazzi, l'ultima coppia presentata. Nunzia ed Arcangelo. Dopo 13 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante. Spero che questa esperienza possa mandar via tutti i dubbi che ho e iniziare anche a desiderare una famiglia con lui. Lei è la persona più importante, ok, nella mia vita. Però non vuol dire che deve essere l'unica della mia vita. La vita è una, giusto? E deve essere vista. Io mi metto le mani in faccia e anche nei capelli, perché te non puoi dire è una persona importante per me, ma non può essere l'unica perché la vita è una e va vissuta. Ma cosa ti fidanzi a fare allora? Ma scusa, ma rimani single, trombi con chi ti pare e poi più in là con l'età, quando non hai più voglia di andare da un fiore a un altro, ti fidanzi con la prima che capita, perché è questo che ti meriti. Ma perché devi far soffrire una povera Crista, che secondo me lei sarà la mascotte del programma, perché piangerà sempre. Secondo me lei piangerà sempre, soffrirà inutilmente per uno che si vede dal viso che questo vuole fare un po' il piacione, però boh. Insomma ragazzi e ragazzi, queste sono le nuove coppie della nuova edizione di Temptation Island. Io non vedo l'ora che inizi, dovrebbe andare tipo 17-18 giugno, quindi molte settimane prima, perché fino all'anno scorso andava in onda tipo a luglio, quindi grazie Maria, grazie che ci doni questo trash. Dato che ci hai reso orfani di Uomini e Donne, non so come fare per 3 mesi. Comunque, fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate di queste coppie, se anche voi siete d'accordo dopo una prima impressione con quello che ho detto io e con quello che ho predetto. Ovviamente, come sempre, poi alla fine del programma andremo tutti a riguardarci questo video per vedere se abbiamo detto cose giuste, se si sono avverate oppure ci sbagliavamo di grosso. E per oggi è tutto, quindi continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale, andatemi a seguire anche su Instagram, perché sicuramente poi quando inizierà Temptation durante la diretta io farò 1000 milioni di storie, no? Con il commento in diretta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!